parlarti più. Faccio botte lasso, ma dopo mi rilasso, ma tu non ti stanchi mai. Provo come sballo lo spiccio, gliaste mano, ma come è difficile. Tra sta valle della creme. Non facci più per me, non tieni mai tempo quando uvo fuggendo mai puntuale. Lassa valle femmine, dici poco niente pagano, questo niente guida tu che è più facile. Li tierre quasi curte, uno di noi muore, squasciamo un cuerpo me. Partimo do tu guiro gawè. Dai, dai, me lasci tu, me lasso io. Marzo arrivato e vai Vagnù, ha finito la quarantena, finalmente domani possiamo uscire tutti qua. Ma pace. Buonasera Vagnù, un messaggio ed è proprio questo: casta pizza, altro che la casta, proprio casta pizza. Io comincerei subito a lavare sta scritta qua di pizza. Dov'è? Casta pizza. No, dove stai il 20 marzo? No. Ho le dirette, l'ho muzzeccato che era essere o lo 12 marzo o lo 13, non mi ricordo. Però insomma, mo' mi ho trovato alla ottava, se non sbaglio, diretta. Che poi alla fine sono tutti video che rimanono, per i posteri, diciamo. Poi in un futuro lontano verranno, diciamo, dimmi che cazzo facevano qui, che poi hanno muerto tutti. No, sono positivo stasera. Cadà, ma asciugà o no? Ce l'ha stramuerto, che la propria. Caro Francesco, buonasera e pizza, carne pure a te, Alberto.
Francesco Roggero, più forza, che già Faggiano si mupicca, figurati se dovessi scendere io. Bello sto pezzo. Grazie, compa. Dai. Salve, Peppo. Salve, Cosimo. Castaminchia, eh sì, a scelta, diciamo. E chiavura, Alessandro, stai qua stasera. Doi Alessandro, sto un Alessandro Ruggero, carne, Alessà, a te e lo meglio delle frate tue, stai in imbarazzo dalla scelta. Dove stai Alessandro? Alessandro Rosta, stai qua, t'ha giusto che trasuda, tutto lo posto. Menchia mo, qua Francesco Ruggero con Alessandro Ruggero, fra cugini mo sono trovato, peggio. Francesca, buonasera. Vinci carne a Peppo, ma che lo vide. Non si possono pubblicare me in questa chat? Non ci ho capito, da c'è significa. Comunque, va, ieri ste vedemo la storia dello canale di Faggianotte. E mi ho rubato ad un certo punto e mi ho fatto vedere pure qualche cosa di veramente sconcio. Cioè, uno stuezzo, una pubblicità di un film che è stato praticamente bandito da tutte le televisioni, che facevamo noi nel 2002. Il film si chiamava The Wood. E ieri ne abbiamo visto uno stuezzo, proprio perché Pompeo mi ha scassato le coglioni, culometto. Alessandro Ruggero dice carne a te e tutte e tre. Apposta, Alessandro, tieni la batteria ancora dentro il garage, dai, magari ti sfogano poco ogni tanto. Ci rascate? Quando è possibile? Tutta la famiglia si riunisce qui. Ma certo, certo. Che poi non capisco. Cosa fanno qui che non ci vedono? Perché, sinceramente, tutti i video della televisione dalla mattina alla sera non la vedo una buona strategia. Visto i tempi. Infatti, prima che facciamo un'anzi, io ve la fa sentire l'intervento che ha fatto oggi Pascale alla radio. Do Cristo, Radio Trio di Aldo Cavallo, no? E mo sentite, perché comunque quando lo sento a Pascale può dire: bastardo, non ne sa più. Una Ido chiude. Sembra puttanate quello che dici, però alla fine dici: visto, basta. Comunque sentite già cosa ha detto, eh. La serie Faggia Noir è uno che ne sa di ogni. È la nostra voce autorevole e ogni giorno ci manda un messaggio. Ascoltiamo cosa ci dice oggi. Ciao Aldo! Ciao Pascal! Allora, qua oggi mi ha parlato di soldi, no? Perché i Sì. soldi sono importanti e tutti i cristiani dicono fra picchi spicciano le soldi, tutta questa storia qua, insomma, no? Allora, io vi dico solamente una cosa. In America ha già arrivato dice che hanno dato $1000 a tutti i cristiani. Non c'entra niente il reddito, vascio, yerto, a chiunque, $2000 allo mese, allo mese. Quindi sospetto, penso che questo darà ragione alla mia filosofia di vita, che voi già ben conoscete, che Cioè, non. Che arriverà sta cosa pure in Italia, perché ne se so. che a parlare con lo 3 aprile qua non concludiamo, no cazzo di niente. Infatti. Mettetevi un attimo in testa, nei miei panni, no? Mettetevi in talle palle mie, Oh. annate. Allora, mettiamo conto che fra un mese sta cosa non ci spiccia e le soldi seccano veramente a mancare. Il governo, Potrebbe essere un problema. sicuramente, visto che è così bravo, sicuramente se che dice, ma mo vediamo anche una cosa, c'è sta 600 euro al mese. Mettiamo che lo prossimo mese ancora non ce ne siamo di sta storia. Dico, ma vediamo 800 euro al mese. E se che scenanza così la Accrescendo, cosa, a no? crescere. Allora dice, a un certo punto il cristiano, quando non arriva il cristiano a pensare finalmente, dice, scusa, ma questi qua ne pagano senza problemi. E allora che cazzo facciamo a Oh, pagare? Che a no, questo punto stiamo per sempre a casa, questi ne pagano tutte no. No, cose, no? insomma. Dico io, avete capito di che cosa sto parlando? E Sì. allora che cazzo stiamo facendo qua? Allora mandate ad esempio le soldi che noi troviamo una cosa da fare, facciamo la radio, le È giusto. tinte. È giusto. Non so, ci Cuciniamo. pigliamo lo caffè, bacio a mare, pigliamo lo sole, basta che voi ne pagliate lo stesso. No, voglio, tutta questa cosa non tiene senso, fa scoprire quanto la società si basa sopra a puttanate praticamente. Cioè, questi qua se che ne tirano fuori le soldi, vuol dire che la fatica non tiene senso.
E noi eravamo spicciate fatia tutte quante, non solamente Pascale, vicino fatia umani. Tutte, senza fatia, basta. Stavamo a casa oppure a Simo. Questo è il futuro dell'umanità. Senza fatia, proprio sfatiate. Carlo Agnù, a domani. Grazie, grazie Pascale. Il suo messaggio alla nazione, come sempre, esclusiva Radio Trio. Insomma, questo era lo messaggio di Pascale, che faceva veramente pensare, certo, tra l'altro Pascale non c'è ancora arrivato stasera, quindi mi aspetta un attimo. Veramente, ci siamo così per mesi, mesi e mesi, alla fine lo governo si è caduto soldi, allora c'è, cazzo facciamo a fatiare, è vero. Cioè, a questo punto cancelliamo proprio lo significato dei soldi e stiamo, facciamo quello che ne piace fare, e vaffanculo. Come faccio poi? Dai prima le soldi e poi ti torni indietro e dici, beh, mo non vedo più soldi, tornate a fatia. Mo non ne teniamo veramente più. Comunque, dove eravamo arrivati? Mo ritorniamo allo punto di ieri. Purtroppo stasera non vi sto vedo che a Nio in la chat non ci stai, quindi mi sa che Antonio o ha sciuffatiato, poveriedo, che d'odra. Oppure si è cagato lo cazzo e ste vede qualche puttanata alla televisione. Oggi non mi sbaglio, ero arrivato qua e c'è sta cosa che sono sicuro che nessuno di voi l'ha visto, che era un esperimento veramente stupido che era fatto, dove in pratica io pigliavo la tastiera del computer e scriveva praticamente quello che mi veniva in capo, pensando comunque alle personaggi di dello Faggia Noir. Non ce l'ho mai provato a fare questa cosa, però potremmo provare un attimo, vediamo c'è cosa che gli ho scritto. Aspetta un attimo, sono sicuro che voi sapete leggere, però io tanto leggo. Qua c'è scritto: la forza è la virtù dei pazienti. Vabbè, la pazienza è la forza dei virtuosi, certo, tutte le combinazioni. Me, diciamo che mi ha scassato veramente le palle oggi in tavolo Faggia Noir. Non c'è un'anima, non c'è un cane, cittato, non c'è manco un pezzarrone di Giovanni. Tocco proprio solo, va. Niente, sto computer della capocchia, non nel senso che tengo un computer dedicato alla capocchia mea, ovviamente. Insomma, lo sapete, in tavolo Faggia Noir c'è un matone di computer. Non è Madonna la cantante. Ah, voglio capire. Cioè, in pratica, questo è un computer che sta dentro lo Faggia Noir e ci vuole trase e scrive una storia. E poi chi va, ovviamente, se la può leggere. Oppure può continuare la storia che viene scritta. Insomma, questa sicuramente ci sta scrive qua sta cosa ed è Pascale. Manco Madonna la Madonna. Insomma, vite capito, sicuro. Non saccio veramente che cazzo stai da fa qua. Almeno c'è saccio. Ci stava anche un ombriaco fradicio. Poteva lavare qualche bicchiere. Redo il bancone. Ma c'è da fa. Non stai nessuno. Ca poi vuoi che dico? C'è cazzo non ho piatto lo Faggia Noir oggi. Non potevano mettere una scritta di fuori chiuso per mancata clientela. Cioè, questo veramente pare che l'ha scritto questo qua 4 anni fa, questo video pare che l'ha scritto oggi. A quest'ora io stavo già a casa e non mi stai preoccupando minimamente che sto cozzetto qua come un guglione. Faccio uno schermo di pizza con nessuno che mi gira attorno, punto, fra parentesi. Che ci esiste lo punto che c'è scrive punto fra parentesi. Vabbè. È proprio vero, la virtù è la forza del paziente. Anzi no, la pazienza è la forza delle virtuose. Anzi, la forza è la virtù delle paziente. Vabbè. Come cazzo che diede? Ci è facito in culo, carne. Questa è proprio una poesia progressiva. Non contento, era miso un nodro. Dimmi c'è come continua sta pazzia. E questo è lo dritto di Chicago, capitolo 1. Però è sempre sto computer che sta dentro lo Faggia Noir, che ci vuole trase. E
e scrive e continua a scrivere questa storia, insomma. Non sarebbe male come idea. Qua non ci potete leggere, ma ve lo dico io velocemente. Pascale stava cittato entro l'uglietto di casa sua, si girava e se votava. Non ci riusciva a cupigliava su un romanzo lupa. Pizzicò e stutò la luce almeno una ventina di volte. Cetta fa, ancora niente su un. Forse era guido pensiero fisso riguardo a quella cosa che ancora non teneva coraggio, che non diceva a nessuno. Erano le 2 di notte, pensò fra sé e sé. Ma ci cazzo posso cagarlo cazzo stanotte? Io già tengo un'idea. La domanda si rispondeva sola sola. Giovanni. Pascale s'azzò sopra l'uglietto, pigliò il cellulare del 1920, quando la Nokia ancora si occupava di spade, chiude di cellulare, e chiamò allo contatto salvato sotto il nome Pezzarrone Cronico. Quindi Pascale tenne salvato Giovanni con il nome Pezzarrone Cronico. Ammesso poi che Pascale sapeva che cazzo significa. E niente, qua dici, pronto? Giù a Pascale, so. Pasca, l'usaccio che sei Pascale, risponde Giovanni. Giù a, l'usaccio che lo sai che so Pascale. C'è bella discorso. Pasca, quanta macchina anzi così, risponde Giovanni. È dalla terza notte di seguito che mi chiami. Giù a, non ci riesco a dormire, tu sei l'unico pizzarrone che mi risponde a st'ora. Sempre gentile come al solito, ci dà muerte. Risponde Giovanni. Sei sempre solo di coglione, Giovanni. Invece che ti preoccupi un poco di me. E io mi preoccupo di me. E risponde giustamente Pascale. Ma che cazzo se ne futta di te, Giovanni? A te è tutto buono. Tipo? Buh, c'è saccio. Non fatti a campagna, tu? Sì. E questo secondo te vuol dire che tutto è buono? Senti, Giovanni, tengo un problema. Uno solo? Sì, la differenza dove? Ne tengo solo uno. E la pizza mia si intosta, non è come a te lo problema. La puttana di nonna, sbocca a merda giù. Beh, che cazzo vuoi? Mi svegliato alle 2 di notte, mo di che cazzo vuoi? Visto un altro video, veramente. Mi domando come mai non ci è diventato famoso sto video. Mamma mia. È finito, non preoccupate. Un altro capitolo manca. Capitolo 2, cioè un capitolo sarebbe manco un messaggio SMS. La mattina dopo, Pascale s'azzò con un strano presentimento. Ma poi ieri come ha sospicciato la telefonata con Giovanni? Chiese a se stesso Pascale. Mise sopra lo caffè, un paro di biscotti gettati e pigliò a reto lo pizza di telefono a mano. Fecero un numero di Giovanni a reto. Pronto? Giovanni. E Pascale. Che hai scassato le palle allora? Lo so, Giovanni. Ma da scusapi ieri, ma me l'ha chiuso lo suono durante la telefonata. Pilla la puttana, sei proprio strano sto periodo, ma c'è tieni. E non ci risponde. Pasca! Pasca! Ci t'ha muerto, mannaggia. Ebbene sì, Pascale pigliò suono pur stavolta. Giovanni chiuso il telefono, gli estimando le sante, Cristi e Madonne. Pascale pigliò suono, seduto sopra la seggia, come un poveriello senza numero di casa. Che poi, il problema era che non teneva manco suono. Era quella cazzo di voce grossa di Giovanni, che lo mandava in catalessi. Insomma, Pascale si ripigliò un attimo e disse, ma c'è cazzo? Si rese conto che era azzeccata il suono, quindi decise di richiamare quello sfortunato cronico di Giovanni. Il telefono squillava, Giovanni non ci rispondeva. E Pascale pensava fra sé e sé, mena coglione, risponde. Qua sta in ballo roba grossa. Niente risposta. Lo telefono squillava, squillava, ma di Giovanni nessun segnale. Riprovò per l'ennesima volta mentre sorseggiava lo caffè. Lo telefono squillava a reto. Stavolta una voce femminile rispose. Pronto? Disse la donna con accento tipicamente grezzo. Ciao, mena, c'è stai Giovanni? Sì, aspetta, mo te lo passo. Si sentì gridare Giovanni! Lontanamente dallo telefono. Pascale seccò a battere il piede in terra. Passarono 2 minuti prima che Giovanni non arrivò allo telefono e disse: Oh, mi cagate veramente lo cazzo con questi telefoni chiusi in faccia, capito, Pascale? Oi, c'è cioè ti stai agiti? Niente, compa, che se tu faccio un misterioso della capocchia, poi sparisce e non si sa più niente. E niente, non ci risponde più. Pascale, sto qua. Sto facendo solamente le puntine di sospensione.
puttanata, porca puttana. Vabbè, questo è l'ultimo veramente. Dura ancora meno dell'altro, dura 2 minuti. E manco. E infatti continua, i puntini in sospensione. Ma c'è cazzo ste dice almeno? Niente, Giova, niente, non ci ti posso dire c'è cosa se succede. Precisamente però, da sapere una cosa. E dimmela sta cosa. E ci mi faccio parlare? Vai. Allora. Ti ricordi quella sera che stavamo al Faggia Noir, quando non c'è chi mise le mani in culo a quella femmina? Ogni sera praticamente, risponde Giovanni. Mena, non fa lo briso. Qua, quella con i piedi biondi e le orecchie blu? Sì, mi sa. Non c'è chi guardata mai in faccia, ma comunque mi sa che è quella. Vo che dico, era ierta. Sì. E beh? Poi quando tu ti insisti a casa, io rimasi a parlare con quella. Ma ha detto una cosa che mi ha cangiato la vita completamente. Sarebbe? Non ce te lo posso spiegare buono al telefono, perché non si sape mai? Tutti sti qua che spiano. Ma ci cazzo ne caga a noi, dice Giovanni. Lascia perdere. Comunque, me ne esce. Pi sempre. C'è co? Sì, Giovanni, vieni a casa che ti spiego meglio. Ma lo succo della situazione è che me ne esce. Ma dove c'è? Vieni a casa che ti spiego tutto. Però da sapere che ci viene a casa e non ci mi trovi, vuol dire che già me ne ha chiuso. Sì, ma tu di capo te ne giuto. Pasca, ma ti rendi conto di che cazzo mi stai dice? Ma ci hai pigliato la CIA o l'FBI? Quasi è giuto vicino però. Tu me la fai incazzare a me. Pascale chiuso senza preavviso il telefono. Giovanni gli astemò di gusto. Quindi, che Pascale ste passava non era così semplice come sembrava. Anzi, come sempre sembrato, cioè una puttanata. Piuttosto era qualcosa che ancora nessun umano era ancora capace di immaginare. Nonostante Ido fosse solamente un capo stuedico e capo da cazzo. Giovanni scio domena e disse: «Meh, io sto voto Pascale. Mi sa che anche una cosa se succede. Mi preoccupa quello tipo». Mena rimaneva in silenzio. «Hai capito?» Mena rimaneva ancora più in silenzio. «Ma c'è successo anche una cosa?» Ed domandò Giovanni. Mena rimaneva uscita. Non era solamente il fatto che era sordo muta. E solo che Giovanni è così cuglione che comunque si immaginava che poteva parlare normalmente con Ed. Allora pigliò un foglio di carta e scrisse con una penna: «Sto voto Pascale, mi sa che è di grave stavolta». Passò lo foglio a Mena e la donna girò velocemente lo foglio della mano di Redo e scrisse: «Vaffanmocca a mamma da giù, vampiche di tu e Pascale». Giovanni, soddisfatto, se ne giro. Niente, Antonio, questa è non lo so, io non tengo manco coraggio che vedo che cazzo stai scrivendo dentro la chat. Comunque, qua abbiamo trovato lo top, uno dei maggiori episodi di Faggia Noir, questo di Campo Marino, che dove praticamente lo fatto che Pascale vai a Campo Marino, lo famoso bar del Laos, che stai proprio in piazza. E la leggenda di sto bar è che praticamente Mario, il tizio che lo gestisce, io e Ido l'abbiamo conosciuto tramite un doppiaggio tipo 10 anni fa, e mi mandò un messaggio: dice, ci viene in piazza a Campomarino, ti faccio un briaga gratis per tutta la vita. Così l'abbiamo conosciuto, insomma. Quindi il retroscena di sto coso di Campomarino è proprio Mario. Infatti qua dice: ci è l'assassino Mario o lo primario? A proposito di primario, non stiamo parlando oggi di primario. Allora, prima che vediamo ci si scrivete, vediamo invece questo doppiaggio di un vero noir. Salute! Stata niente che dà la tua velox, mi sta là. Tabascio, oggi non so perché me ne è proprio. Ma un ombriaco, ogni volta mi fermo. Non capisci come faccio. Le ordinanze questo. Costa mai che non ci vuoi fare a piscrai. O non ho fuori strada, ah vabbè. Canone. Sì, ma ci vuole un fermo? No, lasciamo. Già. Povero figliuolo. C'è sciurrata e merda oggi. Canone. Ecco, questo è forse uno dei doppiaggi più inutili che ho fatto, che ho mai fatto, però sinceramente me ne sbatto proprio le coglioni.
perché questa è la mia politica. Qua sono Polisproverbi di Pasquale, che per adesso lasciamo perdere, insomma, però faremo una puntata dedicata alle sproverbi, perché proprio mi ho scoperto che delle vanne di Campomarino un sacco di persone le sapevano a memoria. E quest'estate mi hanno impressionato, le sapevano tutte quante a memoria, cioè veramente incredibile. Che cazzo è che ste chiamano? Ah, c'è impazzito quel dodro. Aspetta, teniamo una chiamata di entrata. Pronto? Stasera piglio l'iniziativa e ti chiamo io a te. Vabbè, buonasera. No, non ci sto a fare la diretta, non ti preoccupare. Ah no? No, stasera sto via libera, capito? Come si dice? A piede libero. Dimmi tutti i Niente qua segreti che stasera. tieni. No, no, se io i segreti non ne tengo assai. Dimmi tutto, dimmi. Senti, Stai completamente ma live. sono completamente live. Sì. Senti, Dimmi. ma lo video che stai girando te lo faccio il pipistrello, lo sai? C'è ye? O Vabbè, pipistrello? allora è da organizzare tra la diretta domani sera. Mo' ti mando un po' di materiale di complottisti che girano intorno a coronavirus e quant'altro, e poi magari domani facciamo una puntata a tema. Peggio diavolo, non vorrei che è stato quella cosa che gli ho fatto di Ligabue, di Liga Batman, che ha No, no, non c'entra fomentato. niente manco Pascale, no, non c'entra niente manco Pascale. Non c'entra niente né Pascale né la diretta di Conte, tutto il complotto contro la Madonna, tutte queste Manco il cose qua, c'entra. provvedimento contro la Madonna. Non Non c'entra niente, no. c'entra No. niente. Poi ti mandano un paio di link, te li leggi e te li senti con calma e poi magari li commentiamo insieme domani sera. E poi tartasso domani con me, certo. Va buono? Mandami tutto, mandami tutto. Va bene. Ma veramente siamo in diretta? Com'è? Vuoi fare un saluto alla chat? No, Vintisim. semplicemente fatta la calà. Ah, a chiummo o normalmente? Piano piano, Piano piano. perché se non sei, voglio dire, navigato potrebbe essere pericoloso la prima volta, però poi voglio dire, magari pigli gusto. Chiaramente. Va bene, ma non è che hai fatto qualche altra canzone che la mandiamo subito in diretta, No, come no? quelle che piacciono a te, no. No, Prove di vabbè. registrazione a Wick, ma voglio dire, ro roba simpatica da mandare in video, non, ancora no. No, non è detto però che non accada in futuro, eh. Va bene, Perché lo tanto a sai casa che. senza fare un cazzo stiamo. Giustamente. Tra l'altro, domani, vabbè, te l'hai detto, domani che pubblica quei Ah, ma l'ho fatta due video. apposta di New York come si è spicciato. Poi ti dico, però ancora non si sa che cazzo volano quei dodori, lo self-rape. Ah. È inquietante però lo selfie Sì, rape. proprio l'altra sera ne parlavo, che dicevo, che È poi abbastanza inquietante. è abbastanza, perché comunque ti sembra comunque un rape, quindi come cazzo faci? Ma Vabbè. Giusce. Dai, ti mando un materiale e poi magari ce la vediamo. A mezza parola, qua stiamo. Baci e abbracci. Ciao, voglio. Ciao ciao ciao. Qui se telefonate strano arriva una storia, man. Roba tuo pipistrello, ma vedo domani che cazzo vedi. Allora, a proposito di roba strana, purtroppo oggi gli ho fatto l'errore di mettere una delle canzoni di Faggianotte, quella dello BMW precisamente, sopra Tic Pizza da Pit Stock, no? E quindi alla fine, mo, perché ci sta cosa se che una gira. Vabbè, ci mi conosce, già l'ha visto, però ci non ci mi conosce, magari merita di guardarlo, insomma, perché veramente questo è proprio un contro doppiaggio, cioè prima l'ho doppiato e poi faccio lo contro doppiaggio, non sto a capire più un cazzo. Vediamo. Purtroppo in testa famiglia qua pare che io sono il virus, non le corone. Stesante. Ma come cazzo mi sto guardando qua? Ora viene da dire che sei un buon fuego. Mamma mamma. Gida, Muerto! Gida, Muerto! Gida, Muerto! Gida.
sei tu. Checo! Non prejuego! Non prejuego! Non prejuego! Prejuego! Io prejuego! Ma gusto cazzo! Ma che cazzo è, veramente? Cioè, io lo capisco, sono lo primo che critico le cose per i giovani. Che dico, ma c'è puttanata sto TikTok. Però quando vedo queste cose non ci voglio fazzolo. Non ci voglio fazzolo, come si dice, l'ipocrita. Dice, allora dai, si divertono, dai. Ce lo uso, vuol dire che si diverte. Certo, c'è la merda pure da, come c'è la merda dappertutto, però... Cita! Muerto! Cita! Muerto! Cita! Muerto! Cita! Muerto! Cita! Muerto! Se c'è tu! Checo! Non prejuego! Non prejuego! Non prejuego! Prejuego! Io prejuego! Ma gusto cazzo! Mamma mia, questa faccia effetto quasi come a Liga Batman. Porca puttana. Mamma. E c'è cosa, vedi? Tanto è vero che forse, visto che Roberto Camo ha trasuto, forse sarebbe bene pure riguardare Liga Batman. Ma non ce lo tengo più sotto mano. Ma vedo cazzo ci ho spicciato. Mi sa che non ce lo tengo più. Mi sa. Anzi no, mi sa che lo tengo ancora. mi faccio un effetto, porca puttana. Vabbè, l'ultima volta, dai. Cita, muerto, cita, muerto, cita, muerto, cita, muerto, cita, muerto, cita, muerto. Se sei tu, checo, non prejuego, non prejuego, non prejuego, prejuego. Io prejuego, ma gusto cazzo. Vabbè, basta, mo. Ok, vediamo qua, già sto scrivendo. So vagnune, non lo saccio, beh. Non saccio chi studio tra tutte e due. France, non lo so, dovresti domandare a Sonia, io... Oh, che c'entro io? Francesca ha detto, non saccio chi studio tra tutte e due. Che c'entro io? Da no, dai, non tutti i nuocere vengono per malere, riferito a TikTok. Sì, come ogni cosa. Come dice, no, la storia di De Fagianuar, da. La virtù e la forza dei pazienti. Comunque, la merda sta dappertutto, però bisogna riconoscere le cose che si possono usare in maniera che tu faccia 4 risate. E mo che ho capito come funziona, non lo so, come... mi sa che lo chiudono TikTok. Perché, non lo so, non penso che sarà l'unico Ligabue a dire stamattina vi da qui quello cazzo di fuori. Vabbè, allora, la questione è questa qua. Noi non usciamo più di casa fino a settembre e lo governo non ha dato tutte le soldi. Ha rubato Pascal. Pascal, continua tu questo discorso che è seccato Aldo oggi. Dai, continua tu. Come va la situazione allora? Arriviamo, il governo, c'è cosa? Non ci ho capito qual è il disegno di legge che ste pensi. Aspetta, Pasca mi sente? Tacca stu cosa. Ok, ora vado, scusate che qua stiamo sempre... che c'è della NASA qua. Va Pasca, allora com'è sto governo che è andato a pagliare tutte cose? Quelle storie da che dici tu? Allora, il discorso è semplice, no? Cioè, noi stiamo chiusi in tra casa. A macinanza così, ho udito, io già ho saputo da notizie che qua nella trama la fottimo più o meno fino a settembre. Allora, qual è la questione? Mica i cristiani poi non morire di fame così, cioè tutti quanti poi non ci vanno a fatica, non è che... Quindi da sono a preoccupare che alla fine, capito, ne pagliano sicuramente, perché adesso mostra una specie di combattimento fra quindi che vogliono fanno tuo vaccino questo Cristo qua di Corona Pizza e quell'altro invece che ne vogliono donano poco dei soldi così ne fanno sta bene, no? Però non ce ne vogliono dare
non ci vogliono con le donne le soldi in realtà. Picce, come te la chiedi a dire? Picce, comunque poi ce ne sono le soldi, si scopre tutto lo marchingegno, capito? Se capisci che allora, capito, questi qua te hanno le soldi con le donne e che supportano tutti questi milioni e milioni di cristiani, allora c'è cazzo se facciamo la guerra a chiacchiere che ci fadiamo, capito? Non c'entra proprio uno cazzo. E allora cambiamo tutte cose, cancelliamo la fatia, nessuno più fatia, tutte cose gratis, vai, l'economia gira lo stesso. Pensa tu che ci esiste sta cosa, poi non ci esistono manco più le ladre, perché capito, ci cazzo nasce rubare ladri, ci tutti danno le soldi. In realtà questi governi qua praticamente campano solamente con le soldi nostri e con praticamente tutte cose di noi, e allora ci ne donano un po' di soldi gratis, tenono paura con non scoprimo che comunque c'è questa possibilità praticamente che loro ne danno soldi gratis, e quindi dicevo noi che cazzo serve fatia, non ci siamo più a fatia, basta, finisce da, capito? E questa è la mia teoria, cioè qua è questo lo problema, lo virus non l'abbiamo ancora noi, però l'altro virus è che questi qua hanno paura, così capisci il discorso che stai reto, capito? Che qua non ci ma fatia, io non ci chiudo mai a fatia per una ragione, l'ho sempre avuto nel sangue, capito? Si sape che questa cosa non è biologica, non è naturale, quindi non si fa di a più, basta, 2021 tutti a casa a fare puttanata la mattina e la sera, le passioni tua, quello che vuoi, puoi fare tutte quelle, poi tu puoi rascare pure un muro, quello che vuoi, però lo sistema è caduto tutte cose, non servono a niente le soldi, non serve a niente vendere, datene tutte cose, siamo in le bar, mangiamo in i ristoranti, basta. Vabbè, ti ho capito, però ci dove mangio a un ristorante, no? Quello che fatia da intra. Come faccio che dai da mangiare cibo non ci viene pagliato, ovviamente, no? Allora non c'è capito. Scusa, pure io tengo le soldi. Anzi, ancora meglio, perché quello che andrà a cucinare non c'è di un cuglione che può fare la scorra dell'alberghiero, che può, capito, imparare come si fa la pasta, no, di uno proprio appassionato, che può fare mangiare l'altro, che le piace cucinare, quindi ve capo dallo posto suo, sempre quello da appassionato, perché non ci sono i soldi gratis, vuoi catta la farina, è gratis, vai, piglia tutte cose gratis, quindi a ci sape cucinare, cucina, a ci sape suona, a ci sape, c'è cazzo ne saccio io, zumpa, è tutto chiaro, capito? Non è che dici che lo ristorante poi si sta spaccato il culo, ma fatia lo triplo capisci clientela, no, sono persone che hanno voglia di cucinare. Possibile che c'è pure qualcuno che magari non ci può cucinare, non lo so, non ci tiene voglia che cucina uno, non ci può stare questa situazione e tutti quanti rimangono senza roba da mangiare? No, secondo me stai sempre con uno che può cucinare. Picce, è così, c'è sempre anche uno che ha una passione diversa, no? Ci siamo normali, è così, è sempre stato così. Quindi, tutto gratis, ripeto, tutto gratis e tutto funziona. Non sto né ladri, né banche, né mutui, né niente, né altre puttanate del genere. Vabbè, le case, come si fa a stare a casa, secondo te? Come te le donne le case, così, regalate? Cioè, la questione qua si faccia un po' più complicata, vabbè, tieni ragione, però a sto punto ce ne sono soldi gratis, a sto punto ne do pure le case gratis, e tu magari sei un po' meno, c'è cazzo da che dici, non è che dici io voglio una villa, capito, di 300.000 metri quadrati, voglio dire, no, ti accontenti pure di un'altra cosa, però ricorda, tutto gratis. Nel limite, non è che dici voglio 350 metri quadrati di campagna che costruisco, no, tutto diventa più umano, diciamo, ma voglio, dai, così la cosa, dammi cagalo cazzo, porto. C'è cazzo di che dice, è abbastanza convincente, adesso fammi leggere un poco qua. Nubri Cuego, Francesca dice, io voglio la Michelle Freising. No, ha già vedete fra 8 mesi c'è da fare TikTok. No, ma TikTok alle cucchione. Grazie Pascal, meno male che è stato capace giustizia, te l'appoggiamo, lo teorema di Pascal, minchia, ci sapesse quanto ne tiene di teoremi. Se
Sì, vasca a Cesaba rasca con rasca, Pepole radismo. Quindi niente, sì, questa è cita, Marto, cita. Questa è la questione. Comunque, vediamo qua. Dopo il discorso politico di Pascale, tutto ormai riceve le cose gratis, insomma. Se Pascale all'Auchan, lo cieco di calcio l'abbiamo già visto, la Gambusa pure l'abbiamo visto. Poi c'è stato da Luborno, famoso Morpheus. E devo dire, mi ricordo qualche retroscena di sto doppiaggio. Controlliamoci se si vede. Tutte le quadre. Pizza in bar, tutto sono portato. Proprio. E mo? Sei contento mo? Ani? Se non mi sbaglio, in quel frangente mi sa che fecero dei furti a Fagiano in quel periodo. In tala cucina mi sa che sentivo parlare qualcuno, diceva sì, sono fottuto tutte cose, manco le quadre non ho lassato. E io ovviamente stavo innanzi a sta scena, dicevo, dice cazzo può parlare sta scena? Poi ho visto tutte cose bianco, ho detto, ho capito, ma sono fottuto tutte cose da Morpheus, dai. Ani? Preso. Hai capito, Morfè? Questa è la voce ufficiale di Neo, cioè Antonio. Ma qua non ha stato niente. Pure le sedie sono portate. Ti hai reso conto almeno? Ti stai facendo arredo come una scimmia, mi sa, no? Facci pure che non ne sape niente. E insomma, C'è merda, Casinte. c'è merda che sente. Oh, la sada. Oh, la sada. Ma almeno una poltrona. Oh, la sada. Due morte due. C'è che dice un morto tu con le mani così. Solamente Morpheus. Lo può fare. Tutto e tu stai pensando ancora alla poltrona? Senta Morpheus, va. Oggi trovo una visa proprio in culo. Comunque, più avanti mi sa che l'unica cosa che mi ricordo, a parte che da Dallo porno. dallo porno. Azzietti, cioè. Che dobbiamo dare una mano. Non lo so perché qua chi mi suona Ma la sigla dello telegiornale di Canale 5, mi sa, una cosa del genere. io è chiaro. No, non c'è chiaro. Da dallo culo. C'è vedo. C'è almeno un biglietto da Non lo so, cioè, dare il culo era una cosa che all'epoca lo accomunavo con Mediaset, che mi sembra abbastanza fosse il caso. Però suona pure come una specie di musica e piccolo che New si sta muove così, cioè sente la musica del canale. Dici tutto cazzo bene la musica. C'è un vedo! C'è almeno un biglietto. C'è coglionata. Vabbè. Comunque. Qua si è introdotta una cosa speciale. Io ho cercato a sperimentare roba sopra la musica, e cioè da qua poi sono nati i presupposti per stamattina in realtà. Lo stesso Modugno che canta una canzone di death metal. E ciao ciao bambine. Cristo santo. Quando dice ciao ciao bambino, faccio vedere. Quindi si è sperimentato. Va bene.
questo lo chitarrista che si sta divertendo, eh? Questo qua. Tutta l'orchestra anzina. Mamma mia, modugno. Fuori de capo. Ecco, questa era una trasferta che insomma mi è costata. Cioè, addirittura facevo le trasferte io. Stavo a casa di Fratma e stavo un sacco di coinquilini. Li feci vedere la roba di Fagianotti, ovviamente, no? Perché all'epoca era proprio, c'era de moda. E a un certo punto gli dissi io: senti, visto che siamo sei cuglione, perché non ne facciamo uno? E questo fu il risultato. Luca col cazzo. Mo ci viene da vedere. Quanta di voi conoscono a Cataldo? Cataldo, sempre con il chiave dello campo. Com'è? Isaac è dello padrone dello campo. Curo figo di puttana. Voi, la vita la sa sta, curo pizzarrone. A C era del basso, a C no, gli ho fatto un corso di full immersion, di Fagianotte. Sambriagato. La parte preferita mia è, come dice questo qua, sambriagato. Ci ha combinato Morpheus. Perché ci ha combinato? Sambriagato. Guarda in terra, come dice, disperato. Questo, non mi sbaglio, è la voce di Damiano. Perché ci ha combinato? Sambriagato. C'è E come beveva? Ci non sembra imbriagato. Puttana. Puttana, qua volano puttane, e poi trase Morpheus, proprio, come al solito. Stamma a spicciare, eh? Mi avete cucchiato come tanta precueche? C'è cazzo volete di me? È venuto finalmente. Carne. Ma, c'è facito un culo. Cioè, trase Morpheus, manda tutti a fanculo, proprio senza rispetto minimo. Qui si sta ragionando, si dice chissà che cosa, io trase, beh, c'è cazzo pulito di me, c'è facito in culo, e tutti lo guardano. E c'è qualcuno che mi stecca con lo cazzo un messaggio, c'è cazzo di messaggio, so. E c'è qualcuno che avevo chiamato. Non potevo fare una bella orgia, a me non ci mi dispiace. Ancora ambriaco, bene. E niente, questa, infatti, mo sto tizio con l'occhiale parla del Club 2, che era un club che ci trovavamo a Milano, non so se c'è ancora... E mo' ma se vede che esiste questo Club 2 ancora. Anche perché mo' Milano è abbastanza inaccessibile. Allora, Club 2 Milano. Una serata un po' strana. Apollo Club Milano. No. Vediamo. H2O Club 2. Ah, mo' non l'ho chiamato H2O Club 2. Dove via Bernardo Cristo Santo. Ok. Vabbè, esiste ancora. Ma non l'ho chiamato. Prima si chiamava solamente Club 2. Mo lo chiamano H2O. Vabbè, ci puttanate. E siccome la sera prima eravamo stato a sto cazzo di Club 2, e poi. Statevi calmi tutti. Ma che ho formato? Dici che da bocca fatti veramente che è una meraviglia. Ma è vera sta cosa? C'è vuoi dici? Tagli a fare un bocchino. Hai capito. Ok. Che cazzo io ho fatto, mo? Mannaggia Gesù. Ah, ecco, sì, sì, tutto a posto. Poi, aspetta, vediamo c'è che sta scrive messaggi di strapizza qua. Ah, no, questo è... Roberto, questo è un altro numero, non so c'è che cazzo, vede? Pompe, ma che cazzo... Se Pompeo una boutique, una damigiana di vino in mano, mi manda una fotografia. Mamma mia, inizia, sto ne impazzano qua le messaggi. Ok, vabbè, mi è arrivato il link, dopo me lo scoppio. Ci sono entrate qualcuno, Tataluculo, la poltrona, Ede e Pinapur. Ah, sì, com'è?
Cada, a me si asciuga o no? Ok. Facciamo un nenzo allora, va? A un certo punto si è presentato Albano. E non... Sinceramente ancora... non ho ancora capito perché sto video continua a generare visite, visualizzazioni. Albano che canta Felicità. Io tu canta così e lo pubblico invece Felicità. Queste notizie intro pubblico non c'è convinto. Questo con l'occhiale, oh. Si vede che non ci si dice non lo so se mi ste piace questa interpretazione stasera. Incredibile quanto. Insomma, sì, è così. Non lo so, perché mi viene, capito? Cerco di pensare. Penso che la stessa idea redo le doppiaggi. Vedevo la prima volta che ho fatto lo doppiaggio di Matrix 10 anni fa. E perché comunque. Mi piace vedere una realtà differente da quella che realmente è. Ci sta frase, può tenere un senso pure. E qua ha accappato niente, carosone. Tu vuoi fare l'americano? Tu vuoi fare l'americano? Dov'è che sto? Comunque una delle parti più assurde è sicuramente l'assolo di questo mandolinista qui. Tiene uno mandolino, tiene uno turbo. Tiene la Akrapovic da, come disse frate. Tranquillo. Certo che ci passa anche uno, ci state accompagnate qualcuno, passa e vi vede, c'è diretta, vi ste vedete, dicono, ma che cazzo vi ste guardate? Vabbè. Qua poi, dopo tanto tempo, è tornato Matrix. Infatti qua mo vado già a 3 anni fa, e arriva la moglie del programmatore, scama ancora. Qua. Beh, qua non la mascia, ci arriva. Sarà che sta in ritardo lo treno. Quindi era scomodente con Gherda. Certo, sarà che sta in ritardo lo treno. Certo che Nio passa da uno scorso all'altro all'arco del mezzo secondo. Quindi era scomodente con Gherda. Poi vide. Casta più tranquillo che sta liscio le capite, non vede così a guerra. Sì, ma... c'è un bagliato? No. Non sei, c'è puoi fa, c'è proprio non ci vuoi portare sorda.
Beh, puoi sempre portare mamma da. Quando? Peccato che non ci stia Antonio, qua è una delle sue migliori, secondo me, performance, anche perché qua cerca di diventare professionale. Quando? Pare veramente che Keanu Reeves parla con la voce di Antonio. Mi sa che Keanu Reeves doppia Antonio, secondo me. Quando? Stasera o tardi? Non c'è mica Zorma. A me no. Non è, a questo programmatore piacciono i vecchi. Cangia niente. Veramente. L'altro retroscena è che qua. Non da me. Nanche, figlio di tutte cose da muovere, ma non è andata la pichina valigia, va. Nah. Ah, qua c'è un combattimento fra titani. Perché Guido che faccio lo guidatore qua delle treni, sto vecchio, sto vedo qua. L'ha fatto quello che in realtà ha fatto Neo intera quella che face. Nah, a casa mia si vede. E invece in qua l'ha sottovalutato, cioè sottovalutato, gli ho passato sotto livello e l'ha messo a posto sto vecchio perché ovviamente stava Antonio, Antonio la voce ufficiale di Neo, cioè che cazzo mi fa? Infatti. Ci sei tu. Dai, lascialo perdere. Da quante peste qua? Una settimana. Sento, ma cioè, io sono convinto che Antonio è di Keanu Reeves, basta. Qua c'è fanculo. Mi ci muove me, dice Rasca. Non è proprio. Non hai capito un cazzo che la moglie mi dice Rasca io. Pare che la moglie non sa niente, questi se ne parla solamente della moglie, ma alla fine non rasca nessuno, tutti e tre. Ma passa ore e ore a rascà. Allora pure io. Ah, sì, ne. Ma forse per un mese. Ah, ma forse fra un mese. Mi è mannato a fanculo. E manne c'ha mamma, da sai? Qua di colpo diventa di Sava o di Lezzano, ma già mamma da sai? Minchia Antonio, ma asciuto. Ah, ecco, qua devo posso dire una cosa. Spero che il gruppo Pizzarrone, Gaetano Leone, ve ne vede questo video. Impazzemmo non so quante ore e ci voleva faceva capire sta cosa. Caido era recitato sta parte dicendo. C'è chi dite da dice e capè? Ambriago. E cioè l'accento, la cadenza c'era sopra ago. E non lo so, ah, ambriago. Che non c'entrano cazzo. E disse Gaetata dice e capè? Ambriaco, aspetta, mo lo faccio io, così una volta per tutte lo chiustiamo questa cosa. E capè? Ambriaco. Capito come avvenne? E invece Ida ha fatto, ah, ambriaco. Come ci si è ricordato che Nio ed embriaco. Ah, ambriaco, è vero. E invece non c'era così. Vabbè, Gaetano è pizzarrone, dice che era fallattore. Muerte sue. E comunque impazziamo un'ora non ci faceva sta cazzo ambriaco. C'è che passa un cristiano entra a casa e dice ma c'è cazzo te non c'è sto coglione. Più d'ore ambriaco, ambriaco. E l'altra chicca. A qua. A parte preferita mia è quando questo arriva dice me a belle Comunque, alla fine sto tizio qua è di un pazzito varie minute, non capisco lo labiale di questo qua. E poi gli ho scelto la maniera più stupida, che comunque ha funzionato. C'era un poco. E ci ha fatto di cin cin con 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 ci, come ci, insomma, la lingua sopra diceva Guido. Cin con 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 ci. Oh, quando la spiccia. Forse qualcuno della chat lo sa, però la tizia che faceva Trinity qua ed è una che se la faceva con quello che ha fatto la voce di sto tizio qua. E sta tizia si chiamava, penso si chiama ancora, penso che è giovane, si chiama Vita. Non mi protraggo con altri commenti, ma niente, questo era la moglie del programma, si chiama ancora.
Mitico poi Giambonetti alla Gambusa. Questo è diventato. Abbiamo sputtanato praticamente la Gambusa di Fabio. Ma intanto vedo che sono arrivano messaggi. Vediamo c'è cazzo di scritto. E il batterista oltre la faccia è uno mostro. Porto di capo. Stacca ieri la frizione. Di l'usaccio. Pizzolo mandorlino. Do fluti alla vita si prende in bocca. Ha preso diretto la chitarra. O palo della luce. Stesso pagamento o abbaratto. Antonio Nio è il top. Lo so, beh. L'hai sempre detto. Group riso. Comunque, niente, non sono niente, nessun messaggio esorbitante. Io fra poco che chiudere, già vi avviso. Mi ho raggiunto quasi la media di 900 visualizzazioni della diretta al giorno. Porca puttana, si vede che in TV sto ne fanno veramente puttanate sti giorni. Non vedo altre ragioni. Quindi, Giambonetti, qua, il retroscena di questo è... Doste badnio. Che hanno capito un cazzo. Questo in realtà quando stavo sopra l'altro canale Matrix Fagianed, io lo dissi proprio apertamente che era il mio doppiaggio preferito, nel senso che visto mi stavo proprio sopra lo cazzo questo doppiaggio, non ci mi piaceva. E Raguiru che invece teneva tipo 500.000 visualizzazioni, era l'occhio sputtanato della rete, non ho mai capito perché. Cioè, girate. Stop. Forse perché stava a mezzo la Gambusa, non lo so. Io, se vuoi non sto vedo, figli mia. E quando ne trovi so cazzo tu, amba. Ma io so l'eletto. Tu stai prova frisco. 20 ad euro. E sa arascamba. E sa arascamba. A qua, quando ti pensi che stai truembe, in un programma, vi già mezz'ora che te la stai calanculo. Secco proprio. Solo triente. La magnetta dove? È rascabile. Comunque, abbiamo fatto le 9. Ma ci mangiare assolutamente. Ci no, moriamo da fame. Voglio 4 casce di birra e un paro di focacce. Sane. Sane. Non è a fede, proprio sane. 1,20 euro. E tu? Uguale. Un bacio alla Gambusa, mi raccomando. Vivi e fammi vedere come si imbriaca nel letto. Cancivo tanta cospettiere, bacio la Gambusa, pomodori, funghi, olive ascolane. Sì, all'epoca diciamo che la Gambusa non ci faceva roba da mangiare come a mo, quindi era solamente tipo aperitivo, o bevivi e ti imbregavi e stava qualche oliva ascolana, qualche giamponese. Da si imbriacano pure con la Coca-Cola, la Fanta, il frappè. E qua... Non si può fare niente. Arriva la telefonata a Morpheus che sta ridendo come un pizzarrone qua. None. E allo telefono Ciede e Lorenzo Ruggero, che all'epoca stava già in Messico e ci dice: ma da fare una cosa davvero semplice, da dice solamente carne morfè. Però siccome non ci mi fido di Lorenzo quando da fa l'attore, come già ben sapete, ci disse: manda un messaggio, tanto non ci stava manco WhatsApp ancora. E mi sa che mi mandò via email un messaggio vocale 12 carne morfè in 10 maniere diverse e gli ho scacchiato questo carne morfè. Oh mamma, Fagianotti festeggia 300 iscritti, porca puttana. Ehi, mo è diventato quasi 900, vedi c'è belle cose. 300 iscritti all'anno. Vabbè, questo non penso che l'avete visto. Morpheus che canta vincerò. Ma che cazzo ne vuole? Porca puttana. Interessante, un altro esperimento come quello di prima. Un giorno gli ho detto: perché non si possono fare le fumette? Lo fa Januar. Ma te mai reso conto che tiene una faccia da cazzo?
Quindi quello a sinistra sarebbe Pascal, quello a destra Giovanni, te ne la faccio proprio da cazzo. No, veramente compagno, è una merda così. Questo vai, c'è te l'ho pigliato un culo, tipicamente alla Pascale. Ma fa un culo, sto volo locale, diciamo. Non siete mai da muore. Aspetta cane, un po' la prospettiva che cambia, proprio professionale. Certo che se proprio cucchiamo Pascale continua a inveire il retro a Giovanni. Ecco, questo non è un solo bar, quello d'oio, come dice, oi, sono tutto l'ultimo delle medaglie? Sì, ne compa. E qua passano Pascale e Giovanni. Giovanni sbocca sangue e spette. No, le pizze. La pazzia totale, guagnò. Pascale, ciao, guagnò. Salutano casualmente a Pascale. La fine, finisce questa proprio una sveltina. Niente. Questo è Obama. Cazzo, vabbè, questo mi ha pure scordato. Cazzo è. Voleva tanto come ci diceva una cosa, no? Che non è che c'è. Famo cammamela. E niente, è scelto l'omografo. Vabbè. Questo è Dario, io possiamo perdere sta roba. Dedele a Maurizio. Questa è una cosa che volevo invitare a qui della chat. A pensarci, io tengo solamente da Maurizio, Francesca, Andrea, Giuseppe, Angelo, Riccardo e Gianluca sto mantra che è molto semplice. Io invito veramente Maurizio a Nugu. Cioè lo format è veramente semplice. Questo ogni volta, vi giuro, ogni volta che sto in onomastico, sto in un traffico di almeno 20 persone che vengono a pigliare questo audio, non ce lo mando sicuramente lo guagnone che si chiama Maurizio in questa questione, insomma, no? E voi vi dite giustamente una cosa: Maurizio è un cuglione, Maurizio è un cuglione, Maurizio è un cuglione e un cuglione. E poi continua un mantra: Maurizio è un cuglione, Maurizio è un cuglione, Maurizio è un cuglione e un cuglione. E poi c'è una voce fuori campo che dice: ma se c'è così a Maurizio? Maurizio è un cuglione. Sentite. Ci mi trovavano soldi, ovviamente, magari poteva passare più tempo qua in faccia. E l'avrei fatto di tutti i nomi esistenti, ovviamente. Però capito, perdere tempo in faccia a queste cose pure così a gratis, non è la cosa più facile da fare di questi tempi, soprattutto. Qui infatti potete sentire la stessissima cosa con Francesco. Francesco è un cuglione. Francesco è un cuglione. Francesco è un cuglione. Nu cuglione. Francesco è un cuglione. Francesco è un cuglione. Francesco è un cuglione. Nu cuglione. Francesco è un cuglione. Cos'è Francesco? Francesco è un cuglione. Francesco è un cuglione. Non ce lo sapevi? Francesco è proprio un cuglione. E quindi immagino che quando fanno le feste di onomastico o qualsiasi cosa di sto genere, gli amici veri mandano, capito, mandano questo. Vabbè, visto come ho fatto Francesco, ma mi fa pure Giuseppe, cioè decide. Comunque, una cosa che io volevo fare pure con le femmine, però cuglione non ci funziona bene con le femmine, quindi bisogna trovare un corrispettivo di cuglione in versione femminile. Accetto consigli. Forse patana, però non c'è così forte come cuglione, non lo so. Sentiamo Giuseppe. Giuseppe Nuguglione, Giuseppe Nuguglione, Giuseppe Nuguglione. Nuguglione, Giuseppe Nuguglione, Giuseppe Nuguglione, Giuseppe Nuguglione, Nuguglione, Giuseppe Nuguglione. Usece cos'è Giuseppe? Giuseppe Nuguglione, Nuguglione, Giuseppe. Non ce lo sapevi? Giuseppe Nuguglione, Giuseppe. È proprio Nuguglione, Nuguglione. Che cazzo? Cioè, voglio veramente, ma che cazzo? Ma. Droga adesso questa, cioè io mi stesso mi vedo queste cose, non lo so,
Vabbè, vediamo un po' che c'è scritto. Mi sto per chiudere anche perché... Non so. Tonio, dopo l'audi alla vota era. A Erchi è spugnato, a me mi faccio morire. Io sono l'eletto. No, ma io immagino un Tonio che dice, io sono l'eletto, sono morte. Comunque oggi mi sento una palla forte tra le mutanti. Bravo, Davide. Madò, quanta cucchione, tutti insieme. Marce, non c'è giù a fatia? C'è da chi chiamare, Marce? Pompeo, vedi Marce, tu puoi fare pure la versione di Pompeo, e Pompeo può fare la versione dove? C'è Marcello, non ce lo tengo. E Pompeo mi ha mandato un audio messaggio. L'ha chiesto un questo audio messaggio, Pompeo? Che mi c'è detto qua? Stai raschi con quelli che rascono, ma senza creare raschi. Vizio, tu sicuramente sei un fan di Bernie Sanders, capite perché? Stai raschi con quelli che rascono, ma senza creare raschi. Guarda, capo. È vero, è quasi un altro mantra utile, perché ci rasco con quelli che rasco, ma senza creare rasche, è comunque molto intelligente, secondo me. Di niente, beh, e qua tengo solamente Giotto che tengo. Andrea, stai con Andrea, entra qua, entra la chat. Andrea. Visto un Andrea prima. Andrea Iac, vabbè, speriamo che stai, va, lo metto sottofondo. Vediamo. Andrea è un cucchione. Non ci lo sapevi? Andrea è un cucchione. È proprio un cucchione. Ma quanta dedizione, porca puttana. Riccardo, no, non c'è nessun Riccardo qua entra. Angelo, stai con un Angelo? No, mi sa da no. Con un Marcello. Allora. Comunque, sto coronavirus è pecore non so cosa, canone, veramente. Comunque, ieri Marcè, tu non c'eri, ma quel bastardo di Pompeo mi ha convinto a mettere una pubblicità di un film, famosissimo film che facevamo a Fagiano, The Wood. E stasera mi stevene quasi quasi la voglia con ne faccio vedere un'altra. Ce ne decide. Così poi vi lascio con un'altra chicca stasera. E forse Peppo rimane collegato, è probabile che può vedere anche una sua interpretazione. Intanto vediamo che cazzo è che mi stai scrivendo qua, a parte stai raschi con quelli che rascono ma senza creare raschi. Peppo mi ha mandato una foto, ti ho capito perché ti stai embriaca, mannaggia a te. Spiega. Non ce le posso far vedere le fotografie di... Cioè, ma mi avete a mandare fotografie, mandatemele sopra Facebook. Che tramite WhatsApp non ce le posso far vedere sopra lo schermo, capito? Cutte l'aglio, pompe. Ok. Mo troviamo la pubblicità. Oh, The Wood, spiego la storia, in pratica. Vi spiego perché è stato sempre evitato. Allora, in pratica, sto cazzo di film era perché Gaetano, che era quello che faceva la voce di quello vecchio dello treno, e... sì, performance tremenda, mo vide. E... aspettate che sto computer è una merda. Non perché è una merda, ma invece tutti i computer sono una merda. Allora, Vetril, ieri abbiamo visto Vetril, mo vedi c'è niente, c'è altro. E si diceva, praticamente facevamo questo film in due versioni, però zeccammo dal numero 2, si chiamava The Wood, questo cazzo di film, ed era un film proprio vero, girato con una videocamera vera, era un film di zombie, quindi ambientato fra Faggiano e lo monte di Faggiano. Sì, pure una spiegazione, Marce. E... in pratica...
La prima versione del film teneva una colonna sonora particolare. Stava uno con una radio, tipo un CD player, una radio, diciamo, così, con le pile. Non le pile, dannante, dico le pile proprio quelle che facevano le batterie, insomma, ma qui non ce ne confondiamo. Che inseguiva il cameraman. Ah, Pascal se n'è asciutto già stasera. Vabbè, fa un culo pure. Che inseguiva il cameraman. Inseguiva il cameraman. Questo cazzo di stereo e la musica pizzicata. Questa era la colonna sonora in pratica. Ma insomma, mi ho fatto due film di The Wood. Il primo è stato perso. E c'è qualche figlio di puttana che lo tiene ancora. E io ogni anno mi chiamo alla CIA, all'FBI, insomma, sempre riesco a recuperarlo, insomma. Ma alla fine lo riavrò, ne sono convinto. E ci è successo in pratica: a un certo punto facevamo delle scene sul monte e la situazione sul monte finì davvero male. Ora non vi posso dire che è successo sul monte e soprattutto che periodo era, però per quella cosa che facevamo noi dovettero annullare una cosa importante che doveva accadere a livello comunale a Fagiano stesso, e ho detto tutto. Quindi per questo motivo tutti quelli che hanno partecipato al film non vogliono che l'altro pubblicamente deve essere visto sto film, perché tengono paura che quindi della giunta comunale di quell'epoca le vuole denunciano per danni recati in quell'annata particolare. Tu lo sai, c'è lo cornuto, e fammelo conoscere soprattutto come manda lo video. Comunque, mo sta arriva Vetril qua. Appena trovo Vetril, troverò la cartella di tutta l'altra pubblicità, credo. Ma mo vediamo. Quindi, insomma, sta storia di sto film delle zombie è diventata veramente una perseguitazione per queste persone che non lo vogliono pubblicare. Io sto per pubblicarlo e stasera mi sa che potremo vedere qualcosa. Ma giusto qualcosa. E si collega Angelo, che era anche presente su alcune delle riprese che facemmo su Blumonte. Nella parte iniziale delle riprese, se non mi sbaglio. Anche se lui come attore non ha partecipato a The Wood. Yadra, guarda The Wood. Comunque, documenti. C'è solo la questura. Documenti. Allora, vediamo qua. Fagianoar. Ecco qua. Occhiato, mi sa. The Wood. Primo tempo. Eccolo qua. Ok, l'ho trovato. Questo motore di ricerca non serve a no cazzo, proprio. Allora, qua teniamo Mapex. Diana. Qui c'è Vetril, l'abbiamo già visto. Vediamo Mapex, va. Vediamo se ne esce fuori. Puscalò, preparate. Oh, durante la fine primo tempo, inizio secondo tempo del film, non mandiamo le pubblicità, e queste erano le pubblicità che seguono. Ok, ci siamo. Andiamo a vedere cosa succede in uno dei negozi Mapex. Venite. Che cazzo ha detto Will? Buonasera. Laerte. Scusi. Oh, mi dica. Senta, vorrei vedere una batteria. Prego, c'è questa. C'è proprio qui una bella Ah, batteria. della Mapex? Sì, Ma questo è certo. un negozio della Mapex o mi sbaglio? È Ah. Chiaro. Prego, la può provare? Posso. Ah. Vado, vado. Tanto Grazie. siamo sicuri. Oh, è bella questa. Le Stupendo. stecche posso usarle? Beh, è chiaro. Cerchiamo sempre di parlare in italiano spiccato. Allora, questo è il rullante, Sì. Questo no? Questo? è il primo volume. Questa batteria è composta di 3 Ah, tonni. questo è il Abbiamo il timpano. timpano. Ma quanto verrebbe il tutto? Circa su 4 milioni 5. Pizza. Come pizza? No, dicevo, cioè no, al mio paese pizza Pensavo, significa buona fortuna. Ma
Buona per fortuna paese. Al mio padre, insomma, che sborserà. Perché la voglio, mi piace. Posso provarla? Certo. Suona la batteria dentro la bottega, mi serve il cliente. A posto. La compro. La compro. Okay. Vale, vale. Abbiamo appena venduto un'altra batteria Mapex. Cosa ne pensa? Mapex? No! Mafia! Mamma mia, c'è roba. Che cazzo che ho visto, ma? Oh mamma. Vabbè, c'è roba, eh? Comunque c'è di molto peggio. Tipo a viaggio ste. Purtroppo Paolo Sibilla non ci ste. Sto cazzo ste. Eravamo a fa la piaggia, la vitimone la piaggia. Qua addirittura nel 2001, qua proprio l'inizio delle riprese di The Wood. Praticamente eravamo a fare la pubblicità della Piaggio, però nel momento in cui era parte la moda non c'ha partuto, perché non si smetteva in moda. Aspetta. E dopo tanti anni, dopo le biciclette, dopo i tricicli, siamo arrivati allo scooter. E io, da tanti anni che amo guidare tanto di quelle moto, che bella macchina. Ma la macchina non è niente, perché la macchina è troppo larga, è troppo rompicazzo. Noi abbiamo lo scooter, signori. I laboratori in America che abbiamo sono efficaci al massimo. Andiamo, Rob! Io piaggio. Io uso piaggio. Noi usiamo piaggio. Era partner però. Aspetta, la batteria sta. Aspetta, tranquilli. Questi sono. Oh, mi attaccavo al dito. Mangia. Un attimo solo. Cazzo, due bugiate di merda. Arriva. Noi usiamo ghiaccio! No, fumano! Questo è un inside joke, gli ho detto, noi usiamo ghiaccio, non ne fumarole. Mamma mia, bagno. Comunque, ma c'è ora... Mamma mia, Cristo. Vabbè, la fermiamo qua, Woodwood, perché io qua sto vedendo un file che tengo qua che si chiama il making of, cioè retroscena di The Wood. Da un'altra sera ve lo faccio vedere, perché da ste fatto tutta una compilation di puttanate che abbiamo fatto dentro un film, e questo sicuramente lo vedremo, insomma. Intanto io così ci siamo, capito? 2001 non ci stavano su WhatsApp, smartphone, si facevano film e pubblicità di merda. Comunque io sento per l'ultima volta un messaggio di Pompeo. Stai rasche con quelli che rascono, ma senza creare rasche. E niente, bagno, io penso che lo posso pure salutare domani. Mi raccomando, rimanete frischi e state sempre in allerta. Non vi stremignate però, perché stremignarsi non serve a niente. È solamente una perdita di energie, insomma. Ma... E niente. Carne a tutti, scrivimi qualche puttanata, ci volete, io aspetto qua 2 minuti e nel frattempo metto
metto la sigla. E... dove cazzo vede qua? E niente. Mi raccomando a voi, trattatevi bene, rascate quando è possibile. Se non c'è possibile, non siate comunque violenti. Cioè, comunque, intanto a casa vi da rimanere. Non siete scannate, va? Aspetta. Chiamo assurdo, vedi? Naglia santa. Ciao Marzio, mi raccomando a te, le carabiniere. E appena vedi Andrea, calore, vince carne, Aido e l'usino di Pusano. Capace le dirette. Nient'altro, va. Carne. Ciao Domenico Drogo. Vediamo domani. Comunque, alla fine ste facevo una specie di documentario, che era una cosa che volevo faceva io da tempo. Perché ogni volta che guardavo tutti i video passati, praticamente, non lo so, diceva che qua stai da spiegare tutte le retroscena, tutte le puttanate che sono qua. Ed è buono perché con una volta che salvo le dirette, poi alla fine almeno rimanono, capito? Sì, almeno quando è che ai posteri, come ho detto prima, poi poi ne vedono e dici no, vedo un po' che affaggiano, cioè succedeva 150 anni fa. Mannaggia Cristo. Era buono fra 150 anni rimane ancora un dialetto fagianotto. E mi sa che sto canale sta fatica pure per quella causa. Vabbè, Pompei. A sto punto, cioè, non lo so. Mi sta facendo voglia che faccio vedere la battaglia finale fra Donald Trump e Bernie Sanders. Cioè, tu te mise proprio questa cazzo di storia che era Rask senza Rask. Basta. Pompeo mi ha fatto fermare un attimo. All'ultimo momento. Lo cazzo è qua. Carne, carne. Carne, carne. Ma perché faccio così, sto figlio di puttana? Ah, ecco. A proposito, se Rask... carne. Rashki, rashki, rashki. Carne, 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 carne. Ci rasca, rasca, rasca. Carne, 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 carne. Te rascate? Carne. Come ci dice? Come ci dice? Carne, 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 carne. Carne, 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 carne. E questa... carne. E vabbè, già. Rashki, bravo a ci rasca. Rascami. Sempre rascate con le rasche. Ci rasca, rascate insieme, proprio. Carne? Carne, carne, carne. La vedete quanta carne? Carne, sempre gusta carne. Cioè, carne, 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 carne. Più rascato. Rasca sempre a casa. Rascate sempre. Ehi, non per rasche. Rascate per piangere. Ci rasca, po' rasca. Rascata. Carne, 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 carne. Ui, no, carne, carne. Carne. Puoi rascare o rasche? Niente. Agghiù. Rasca. Niente. Tutti rasche. Non rasche. 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 Puttana. Chef, facite un culo con quella carne. Carne, carne. Carne, carne, carne. O rasche o fuori della sua cazzo. Ste rasche con cui rigarrascono, ma senza creare rasche. Carne. Cioè, carne. Aspetta, ma ho qua un esperimento che fa... ma senza creare rigarrascono, ma senza creare con cui rigarrascono. Cazzo. Boh, ma fa un esperimento, Pompè. Proprio te, ne? Vediamo se funziona. Sterrasche con cui rigarrascono, ma senza creare. Leviamo il volume. Sterrasche con cui rigarrascono, ma. Vediamo. Sterrasche con cui rigarrascono, ma senza creare. Wow! T'hai fatto fare pure un doppiaggio, visto stasera? Cioè, carne. Rascami. Cioè, carne. Vale. Vale.
Va bene, me. Carne, 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 carne. A data, cioè, questo mi piace. Carne, 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 grazie Lucas. Carne, carne. A data, cioè, carne. E niente, va, bagno. Carne. Buona serata, domani. Lascia farle femmine. Dici poco niente, paghiano, gusto niente.